E adesso, dopo una pausa di cui non si vedeva proprio la necessità, ricominciamo. E ricominciamo da quel maledetto, anzi no, da quel benedetto, benedettissimo coro. Il coro, la forma prima di tutto ciò che fu, è e sarà in eterno scenica azione, scenica verità, teatro. Su, avanti. Quello? No, no, quello. Quello? Quello? No, no, non ci siamo, proprio non ci siamo. Quello? No, no, quella parola tronca, la cui finale caduta, quello è quello? Quello là. Sì, e adesso che cosa fa il siculo? Ho detto che al quel è caduta la finale e perciò si presenta diminuito, ferito, però... L'eco della finale che gli è stata strappata, la si deve avvertire, deve tremare, come se uno cui manca un braccio tentasse di sollevare il moncherino che gli resta. Quel... E se lei, signor maestro, invece di fermarmi alla prima parola, tentasse di lasciarmene dire tutte e due le parole e di lasciarcelo qui fare a tutti questo coro come pretende? E tu tenta, anzi tentate tutti, su, avanti. Ah, io non chiedo di meglio. Quel ramo del lago di Como. No. No, così no. Ma lo senti tu, tu che dovresti essere niente meno che il protagonista, lo senti come dici quel ramo? È come se tu dicessi quel metro, quel decimetro, quel centimetro. Dopo il quel, la parola ramo deve incarnare, deve essere. Ecco, essere lui, proprio lui, il ramo, il, quel, non un altro. Lungamente lungo, dolcemente dolce, anzi, lunghissimamente lungo e dolcissimamente dolce e presago anche, presago che tu, proprio tu, Enzo Travaglino, stai per trasformare queste povere, sconsacrate assi nel luogo scelto e deputato. Nel luogo unico e solo nel quale e nel quale solamente può generarsi e svolgersi la gran storia, anzi la gran tragedia. E insisto tragedia perché qui allievi miei, anzi figli miei, si è commesso un grave, un gravissimo errore. Di lettura intendo? Ah, un errore grande come grande il Comacino Lago e anche di più, vedete, questo lo vedremo poi. Perché mi guardate così? Ah, lo so, lo so. So benissimo che nella summentovata pausa vi siete venduti tutti a quelle fottutissime fandonie e hanno finito per togliervi, ammesso che nascendo ne abbiate mai avuto, ogni senso, ogni gusto, ogni regola di che cosa sia il mestiere del recitante, il mestiere del farsi, dell'essere qui, attore e attore per sempre. La fantasia scatenata, il corpo che dimette le sue catene, la libertà che divora ogni suo confine, bene, benissimo, ma che nascano, crescano corpo, libertà e fantasia come fanno le rose là sui loro cespi, o come i gigli che ciak sbocciano dai loro bulbi, o come fanno i baci sulle labbra, o come loro, i fuochi dell'artificio, certe sere proprio qui sulle rive del lago. Anche i fuochi dell'artificio, ragazzi miei, abbisognano di una preparazione e qualche volta in tal preparazione a saltare in aria sono proprio pezzi di gambe, di braccia, di cervelli, dei cristiani che appunto li vanno fabbricando. Perché? Perché se non si fabbricano seguendo la cara, lunga, seppur sempre variata e rinnovantesi tradizione, no, usiamo il termine esatto e pertinente, mestiere, il mestiere. Perché il mestiere, dal latino ministerium, ministero, se forse sbaglio, ma del resto anche se sbaglio è ugualmente bellissimo, mestiere uguale a ministero, perché il mestiere, dal dialetto mestè, dialetto di Lecco, di Pescarenico, di Olate, di Acquate, il mestiere, da Medie, Francia, Parì, Paris, le Grand Boulevard, la Seine,
La savana è bella, la savana è bella. Allora, fabbricati così, i fuochi dell'artificio, quando la sera si pizzano sulle rive del ramo, sì, ho detto si pizzano, da pizzare, e l'ho detto espressamente. Prova a dirlo tu, Lucino, su. Pizzare. No, dillo. Pizzare. Ecco, pizzare. Non senti una sorta di parezza correrti giù lungo la spina del dorso? O lì, tra le gambe, o qui? Scusami, ma credimi, è proprio necessario. Qui, dove batte e sbatte come un pulcino, come una gemma l'amore. Il tuo amore, Lucia. Il tuo amore per lui, il Renzo, il Renzino, per lui. Che non ha ancora imparato a dire per ramo. A dirlo e a dirlo per gli altri, cioè a recitarlo, perché qui non si dice, qui si recita. O almeno si dovrebbe. Certo che un giorno o l'altro si dovrà, eh? Ah, è ben sicuro, esistono qui l'estro, la libertà, la fantasia. Ma anche la dolcezza esiste. Anche il dolore. E quel particolare dolore che proprio qui sulle rive del ramo s'appella Magone. Hai capito, Tramaglino? Magone. Per tutto quello che sta per arrivare sul ramo. E se ancora non hai imparato a dirlo, questo benedetto quel ramo, come farai a raccontare a lei, alla tua Lucia, ma guardala qui, tutti i palpiti del tuo cuore innamorato, ammesso che tu ne senta ancora, dopo tutto l'off, il contr'off, il trans-off, il trans-off e il contr-off che si è fatto e si fa su tutti i palcoscenici alla moda, alla vogo, alla vago, che so io, fatto un corno, finto di fare, perché quelli veri, quelli giusti, quelli che di farlo erano necessitati, il mestiere, le métier, e se l'erano pur procurato, magari degnandosi anche di gettare un'occhiata lì sul Della Valle, sul De Dottori, sul Vittorio, lei perché mi guarda così, Vittorio è lui, l'Alfieri. Quell'astigiano che sarà il nostro prossimissimo appuntamento. Allora sì, allora, e solo allora, capirete che cos'è una lingua. Si dovrà pure un giorno o l'altro tornare a rispettarla, la divina, umile, gloriosa, otturale, sacra, mormorante, urlata, incasinata, soffocata, calpestata, ma poi redenta parola. Redenta parola. Chissà come sarà contento il nostro autore, eh? La parola redenta. Sì, ridi. E come si arriva alla parola redenta? Ridi. Un gran silenzio. Come fosse il silenzio del mondo. In quel silenzio la parola, pronunciata come fosse la prima parola del mondo, si fa vita, cioè carne, cioè ossa, si fa realtà. E la parola che si fa vita, pensateci bene. Anzi, no, pensiamoci per un momento, tutti insieme. La parola che si incarna, che si nossa, che si fa realtà. Non è forse il senso e il mistero stesso di queste asse? Il senso e il mistero stesso di noi e di tutti quelli che ci hanno preceduto lunghesso i secoli in quest'arte labile, certo, ma sublime, che appare, che qui, che là, e subito se ne va. Fiato, nube, farfalla, butterfly, e di dove è che poi scompare? Comunque, il ministerium di noi attori, e dunque in primissima istanza di me, vostro umile ma necessarissimo maestro, è proprio quello di rispettare lei la parola, e con lei lui il monumentum, il testo. Anche quando pare che lo si stia tradendo, se in verità è per prendere una strada la quale sia più consona alla natura e alle reali, irripetibili trippe di ognuno che intenda farsi attore per arrivare più vicino, più dentro, più nel ventre di lei, la parola e di lui il testo. Così è per te, così è anche per te, Renzo, perché io sto parlando anche per te. Perché sei tu, eh? Ah,
Tocca a te aprire il sipario. Rosso. Lo vedi? Rosso. Com'è il rosso del tramonto. Sì, quando è rosso e se è rosso. Tocca a te incantare il pubblico e trasformare questi pochi metri quadrati nell'accorata infinitezza, nella sconfinata, domestica, quiete. Domestica, eh? Mi raccomando, soprattutto domestica. Quiete di quel ramo a quell'ora. Ma l'hai mai vista la mestizia del lago? Quando la luce di novembre sembra sospendere la nostra vita tra la gioia e il dolore. Non più inferno, non ancora paradiso. Un purgatorio. Ecco, un rassegnato purgatorio. Aperto alla speranza. Pro, su. Quel ramo? Sì, sì. E adesso cerca anche di farne emergere, come per caso, però con pienissima coscienza, la musica interna. Quell'interior musica che poi l'interior senso per cui l'autore l'ha voluta lì, proprio lì, quella parola, e da cui essa prende corpo e si fa quello che qui già si sta facendo. Anche se voi non ve ne accorgete, eh? Tante ne siete disabituate, digiune! Lavandaie! Si fa, ecco, teatro, de la musique avant toute chose, della musica, come diceva tu. Ah, vediamo un po' a che punto stanno la vostra preparazione e la vostra cultura. Eh? Eppur cela prefère l'ampère, e per la musica scegli, prediligi non il pari ma il dispari. Allora, chi ha scritto questi versi, queste brevi, meravigliose verità? Silenzio. Ignoranti. Ecco come continuate a sprecare gli anni vostri. A scendere giù, sempre più giù, nella scala grigia, informe, dell'insensibilità e ignoranza, sì, che dico, ignoranza, della demenza, sì, caro, della demenza. Beh, senta, perché qui a Lecco non sappiamo di chi sia un verso, francese per giù. Tanto per cominciare, i versi sono più di uno. E poi, tu, a che cosa vorrebbe alludere lei? Su, avanti, parli, si spieghi? Gli insulti, ecco, le pare il caso. Sarebbe questo il metodo di recuperarci alla sua maestralità? Ammesso che d'essere recuperati si abbia bisogno. Io poi non è che sia più tanto bambina. E se lei intende continuare così, posso anche decidere qui, su due piedi, il contratto. Tanto. Tanto? Sì, dico tanto per quello che ci date. Quello che vi diamo è quello che darvi possiamo. In ogni caso è quello che prendo io. Ah, non un soldo di più, è ben certo. Ma neanche uno di meno. Comunque, se lei è rimasta alla fase della nostra povera, dissestata storia in cui di maestri qui sulla scena, come nella vita, si pensava che non ci fosse più nessun bisogno, se ne vada. Ah, se ne vada, un agnese la si trova ad ogni angolo, figuriamoci qui poi, tra Lecco, Late, Pescarenico, Acquate, basta girare gli occhi attorno e la si trova. No, no, mi sono sbagliato. Si trovava. Non si trova. Come preso da un momento così, mi è venuto di dire, mi scusi, sa? Mi scusi. Trovare, passato prossimo, se non già remoto, remotissimo, il tempo, che cos'è il tempo e come trascina giù per le sue infinite valli, i suoi infiniti rami, lo senti come va detto rami? E per di più al plurale, che è molto ma molto più difficile? Per i suoi infiniti laghi, i suoi infiniti monti, il tempo. Ai nostri manti!
ritorneremosi. Vabbè, ve lo faccio sentire io ancora una volta questo coro, e voi ascoltate, e nello stesso tempo guardate la realtà, che ogni parola, ogni pezzo di frasi faranno nascere come se ci fosse già la scena, che invece non ci sarà mai, perché miseria, a parte la scena è già tutta delle parole, loro si incaricheranno di farla essere, loro, le parole. Allora, quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien quasi a un tratto a restringersi e a prender corso e figura di fiume tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte, e il ponte che ivi congiunge le due rive par che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione e segni il punto in cui il lago cessa e l'Adda ricomincia, per ripigliar poi nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi semi. E adesso guardate là, non ci sono più poltrone, le parole le hanno vanificate tutte, via, via, via. E al loro posto ci sono le onde dell'Adda, quelle che tu, Renzo, più avanti, molto più avanti. Sentirò la notte, quasi fosse il respiro della mia casa, della mia terra, della mia salvezza. Proprio come io sentirò il rumore dei tuoi passi, quando la barca si staccherà dalla riva per portarmi lontano. Dalla sventurata! Dillo, dillo pure. Sì, ma adesso scusi, che cosa c'entra? E poi perché anticipare tutto così? Perché in proposito avrei una domanda da rivolgere. E lei rivolga. Vorrei, anzi vorremmo, e uso di proposito il nos maiestatico. Maiestatico sindacale? Maiestatico sindacale, se lei preferisce. Vorremmo comunque sapere perché solo lei, la Gertrude, la monaca, la Marianna, la superiora, la badessa, ecco, è stata dispensata dall'intervenire a tutte le prove e soprattutto dal far parte del coro a cui, se non vado errata, nella sua impostazione maestrale avrebbero dovuto prendere parte tutti. E me lo chiedo, ma perché lei, la monaca, la Gertrude, la badessa, la sventurata, vera e propria furia, quantunque dolcissima, è il punto estremo, il precipizio, il buco nero, che come accade nell'universo con l'apparenza di essere vuoto, pieno soltanto di negatività, risulta in effetti il pilastro segreto, il segreto fondamento che tiene su l'intera storia, magari proprio perché fino al momento in cui dovrà entrare in scena se ne sta lontana e nascosta, tanto lontana e nascosta da parere che sia addirittura assente. Se è per quello, assente lo è veramente. Ah sì, ma per deliberato proposito dell'autore di me, vostro maestro? Che sia a proposito dell'autore può anche darsi, e lo si saprà il giorno in cui lei si degnasse di presentarcelo invece di tenerselo come proprietà sua. Proprietà mia? Ma se ve lo offro, se ve lo spezzetto a boccone, se ve lo voglio mangiare giorno per giorno per costituirvi attori? Attori! E dunque, poiché il vostro mestiere è questo, uomini, sì, uomini, nulla di più, ma neanche nulla di meno. Grazie del pasto, ma perché non ne fa partecipare alla sede? Vuole forse che si presenti ridotta a pelle e ossa da un forzato digiuno? Ma io non voglio niente, lo vuole la storia, perché apparendo lei possa contenere anche nella sua propria effigie tutto il dolore, tutto il travaglio, tutto l'ansimare del pentimento. Che per adesso riserva a lei. A me. A lei sì, ed è proprio da questa riserva, o riservata caccia, che deriva tutta l'invenzione maestrale di lasciarla fuori fino al famoso momento. E per lei niente corpo. Niente rami, niente, una parola a me, una a lei, una a lui, una a quell'altra, un'altra a chissà chi, come se fossimo scolaretti dell'asilo. Ma ci faccia il piacere, ci dica che è la sua amante, che tutto si mette in chiaro, e poi dato che amore è amore, tutto si risolve, anche le più smaccate preferenze, anche i più sfacciati privilegi. Amante mia lei che se ne starà chiusa nel convento di Monza. Nel residence di Piazzale Buonarroti. Renzo, che cosa ne sai tu del residence? Non so. Oh. E tu, Lucia, te ne stai lì così. Non parli, non dici niente. Lui ne sa, ne sa. E tu non ti fai gelosa? Su, avanti. Tira fuori le unghie e inviperisci. Non è nella mia parte.
L'autore a me le unghie non ha nemmeno pensato di farle spuntare. Fandonie, fandonie. Del resto, dillo tu, Renzo, tu, che te la dovrai sopportare per anni e anni, dopo che da promessi sarete diventati sposi consacrati. Unghie? Sì, ha detto unghie. Lo vedi? Solo dal fatto che te ne stai lì incerto se riconoscerlo o no, si capisce benissimo che l'autore gliel'ha messe le unghie, ma che verranno fuori al momento giusto. Ma si tratta di quel minimo che deve avere mia moglie per difendere non tanto e non solo lei, ma con lei lui. Tutti e due insieme, insomma, lo statuto. Eh sì, lo statuto. E cosa c'è da sorridere adesso? È proprio tu, madre? Anzi, mamma? Mammetta mia Dolate? Volate nostra, mia, tua, sua. Lo statuto, che è la famiglia, i figli nostri, la casa, la ca, fatta di sassi. Sacro santo. Maestro, se lei, si dico lei, con tutta l'autorità che vuol riprendersi e che tutti siamo qui per riconoscerle, quest'idea del coro se la levasse dalla testa e ci aiutasse ad essere, sì, quello che ognuno di noi, decidendo di venire qui, ha accettato di diventare, ma io potrei anche andare avanti nella questione dello statuto. Già così conformista. Agnese, lo so che è difficile passare da questa libertaria, stravolta, tragica fine del millennio. Sì, dico passare da qui dove siamo all'epoca del romanzo. È peggio che buttarsi giù per la tromba dell'ascensore. Quale ascensore? E come quale? Ma perché? Nella nostra casetta? Una capanna, ecco. C'era forse l'ascensore? C'era una scaletta, coi baselli di sasso. E io mi sedevo la sera ad aspettare. Ad aspettarmi? Sì, ad aspettarti. Ed era il cielo che veniva con te. Il cielo giù, come un fazzoletto nel mio cuore, nella mia vita. E con il cielo un vento. Anzi, una brezza leggera. E con la brezza i baci. Che baci? I baci, bambina mia, dopo. Sicuro, mamma, i baci. Perché su noi due si è fatta una tale cattiva, interessata, beghinissima letteratura? Magari col pretesto di ridurre a beghini proprio noi, noi, che la via crucis del romanzo ce la siamo messa sulle spalle solo per poterlo costituire davanti al mondo, il nostro amore. Ma anche quello delle braccia, delle gambe, della bocca, del ventre. L'amore! Bellissimo! Oh, bellissimo! Cosa? Ma tutto, la dolcezza, i sentimenti e anche certe improvvise notazioni di carattere dialettale. Lo co, bellissimo! E vedi? Non è per difendermi, dato che dovrei cominciarlo io. Ma è lui, è il coro che ci frega. Allora andiamo avanti, anche se al coro dovremo pur ritornare. Andiamo avanti, dallo strappo, dalla ferita, dalla lacerazione. Strappo e ferita di che? Domandalo a lui, a Rodrigo, che non per niente non si è ancora deciso a pronunciare parole. Tetra ombra, tetra effigie, tetra totem. Lo posso dire, ma così in disparte come si usava nelle commedie di un tempo. Non è Rodrigo, è Satana. La Satana! Ma allora qui si fa, come si dice, del manicheismo. Eh sì, bene da una parte, male dall'altra. Dio di qui è Satana di là. No, ti sbagli, Lucia, ti sbagli. E proprio la nostra tragedia dimostrerà come dall'ombra di Satana si possa passare alla luce di Dio. Ma lui, e quando dico lui non intendo riferirmi a lui, intendo riferirmi a lui, l'altro. Il maligno c'è, e noi possiamo, con i nostri gesti, con i nostri pensieri, ingrassarlo, renderlo dominatore, principe, re, zar. Il potere, con la P maiuscola, l'io, che da figlio e fratello diventa divinità. Divinità, parodia, e vuol fare lui la storia, vuol essere lui, la provvidenza. Guardate come si erge il Rodrigo, standosene là sugli sfalti del suo castello a guardar giù le rive. E sulle rive il nostro piccolissimo paese. Guardate, spia! E spiando scorge la casetta di Terugia. E poi la sua, Agnese! Maledetto! Rovinar così due ragazzi di niente colpevoli che di volersi bene e di volerlo costituire quel loro bene! E poco dopo, continuando a girare gli occhi in qua e in là, scoprete con abbondo che mi arrampico sul viottolo col bregliare nella mano. Ma mi mantello tu,
E prendiamo, datemi il brevetto. Questo casino di casa non si trova mai niente. Non importa, dammi il copione, farò con quello. Oh, vuole la mia agendina? Oh, signore Dio, che meraviglia. Cosa, la mia agendina? No, che meraviglia. Capire che quando non abbondi ho bisogno del breviario per iniziare, il breviario non c'è, un'agendina che uno si tiene lì così per le tasche può servire come e meglio di un vero breviario. E dalle piccolezze che si sale alle grandezze, così come sulla piccolezza della mia persona ha inizio l'enormità del piano distruttore dell'umano diritto, dell'umana dignità. Io mi piego, mi ingobbisco un poco, no, voi siete là, eh. Noi chi? Come noi chi? Bravi, i due bravi. Ah, perché adesso devo fare anche il bravo. Sì, cosa credi, che noi gli attori li possiamo scritturare così come se niente fosse? Oh. Bene, io sono l'uno. Ecco, e l'altro? L'altro vedremo. Beh, tu adesso fai come se foste in due. No. Lo stacchi tra mano e opera. Un gran cappellaccio, un introverso con le sue piume di gallina, facciatore, vivi, venduti a sacco. Io cammino. Come uno che vuol godersi in pace la sua passeggiata, apro il breviario, recito qualche squarcio, giungo alla voltata di una stradetta dove sono solito alzare gli occhi e guardarmi in giro, e qui, ecco, qui, sì, proprio qui, c'è il tabernacolo. Qui sono solito indirizzare le mie preghiere e il mio, se permettete, naturale, come chiamarlo, naturale tremore. E per che cosa? Non dovrei ammetterlo neppure a me stesso, mia buona Perpetua, ma in realtà per tutto. Una foglia che si muove appena appena fuori dal previsto, l'ombra di una poiana che voli troppo bassa, lo sguardo di qualcuno che oggi come oggi non è nessuno, ma domani è, chissà, potrebbe salire un po' più in su, avere un nome, farsi potente. Signor Curato! Cosa comando? Lei ha intenzione di maritare domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella? Maritare, loro signori sono uomini di mondo, sanno benissimo come vanno queste faccende. Povero Curato non c'entra, fanno i loro pasticci, sì, fanno i pasticci tra di loro. Cosa? I pasticci tra di noi? Cosa vuole insinuare? Io, niente, è il Curato che pensa che i giovani oggi si innamorano, vogliono maritarsi. Non pensano che al loro bruciore... E non si fanno carico dei travagli in cui mettono un povero galantuomo. Ah, questa proprio non me l'immaginavo, sì. Che per difendersi il signor curato si permettesse di supporre che io e Renzo la cosa lì l'avessimo già fatta. La pecorella del mio paese. Lo stringi mio, con quei due ceffi là davanti. Orbene! Orbene? Questo matrimonio non sa da fare. Né domani, né mai. Cosa le succede? Niente, è lo strappo. La ferita, la lacerazione, la spada che scende giù dentro l'umano diritto, l'umana dignità, dentro l'umano amore. Satana ha colpito ancora. Le zanne di lui piombano sulla povera seta di Lecco, di Pescarenico, di Olate e trac! Ci fanno sopra un sette così che pare piccolo, invece è immenso, e ci trascina tutti, nessuno escluso. Ecco, capisci perché ho tanto insistito sull'armonia di quell'inizio e perché adesso potesse risultare in tutta la sua violenza, in tutta la sua malvagità, il segno di questa lacerazione. Perché è da questa lacerazione che ha inizio il presente e il futuro. L'essere ha inizio della nostra realtà. 7 novembre 1628. Noi esistiamo. Sì, amici, noi esistiamo. E questa volta per sempre. Rimetto il mantello. Torno curato. Corro verso la mia canonica, pensando che l'inferno abbia scatenato contro di me tutti i suoi demoni. Infilo la chiave nella toppa. Apro, entro, chiudo e... Perpetua! Misericordia, signor padrone, che cosa è successo? Niente. Come niente? Ma la Boldara intenderà me così brutto com'è. Santo cielo, quando dico niente, o è niente, o è cosa che non posso dire, e invece le dico tutto. Però a me non ha detto niente, perché?
Perché non hai saputo essere tu il più forte? Che io mi sarei messo subito dalla tua parte invece di andare a confidarmi con quella lì. Ah, è così che lei, signor padrone, mi restituisce tanti e tanti anni di fedeltà. Fedeltà? Ti avevo o non ti avevo supplicato di non far parola con nessuno che le andava della mia vita? Invece tu, oh, spettacolare, con tutti, cani, parci. Con tutti, con l'interessato, con lui e basta. Come se dirlo all'interessato non significasse poi farlo sapere all'intero lago, all'intera terra, al cosmo. Ecco, al cosmo. E che cosa dovevo fare io, nata cristiana e povera? E povera e cristiana, arrivata ai più di 70 anni che... Che cosa dovevo fare se non rendere dotto chi del sopruso di quel malvivente era una delle due vittime? E poi l'ho fatto anche per salvare lei, signor curato. Salvare me? Sì, da responsabilità che mi sembravano non sue, dal momento che non voleva ascoltarmi e avvisare il nostro arcivescovo, quel santuomo, di quello che le era successo. E quando l'avessi avvisato l'arcivescovo e mi fosse toccata una schioppettata nella schiena, me l'avrebbe levata lui, il santuomo? Le schioppettate non si danno via come confetti. È stata la sua paura, il suo... Come l'ha chiamato poco fa? Stringi, stringi. Non c'è peggior condizione di questi tempi di quella di un animale, senza artigli, senza zanne, che non si senta la vocazione di venir divorato. Comunque, con tutto il suo parlare, il risultato è stato che lei, da povera e cristiana serva di un curato obbliatissimo, e magari mi avessero obbliato tutti per davvero, a cominciare da quel ruminante genio di Brusuglio, lei, da povera serva, è diventata un pleonasma. Eh? No, un toponimo, ecco, un toponimo. Cosa ha detto? Ho detto toponimo, perché dire perpetuo adesso non è più dire lei, ma dire chi, a furia di parlare, di riferire, di spettegolare, a furia di rovistare nei segreti degli altri come fossero i cassetti del suo proprio cifone, e a furia di ingrandirlo poi quello che ha creduto di vedere, di sapere nei cassetti dei cifoni, e di credere che solo quella fosse la verità, lei diventa il gazzettino. La Pizia diventa la Sibilla, la Cumana, cui tutti vanno e si inchinano per domandare informazione e sorte. Sicché io adesso sarei Pizia, Sibilla, Cumana. Signor curato, io di queste cose non mi intendo. Filologia, mia cara Perpetua, filologia, romanza, mescolata, come si conviene con la greca mitologia. Non mi intendo lo stesso, anzi ancor meno, ma se posso dire, esternare quello che provo, mi sarei aspettata che invece della cosa lì, come l'ha chiamata lei, la Cumana, dato che il nostro patatrac l'abbiamo combinato a due passi da Lecco, mi desse almeno della cumacina. E la U gliel'ho messa per rispetto al romanzo della filologia e alla filologia del romanzo. Va bene così. Mi trova se stata nella mia parte come voleva. E non sfigurerò troppo di fronte alla sventurata, alla grande. Dica, su, dica, perché non vorrei che alla fine i critici mi mettessero nella zona di coda tra il bene e gli altri. Lei mi capisce, io... Che potrei dire tutto di tutti appena volessero venire a cercarmi nel mio camerino, anzi nella sua canonica. E per tutto intendo quello che né l'Alessandro di ieri, né il trascrittore di oggi, né l'anonimo seicentesco, che starebbe poi alla base di tutta questa storia, si sono mai sognati di sapere. Cose! 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 Per esempio, volete conoscere il fondo più profondo che si agita nella contraddizione psicologica di lui, il Renzino? No, grazie. Grazie, ma di me si sa e si saprà solo quello che voglio io. Che poi è quello che ha scritto il vero autore. Ma che, come lei ha già fatto intendere, è stato letto malissimo. No, dico tanto che a me mi hanno fatto passare alla leggenda come uno che il coso lì, ci siamo capiti, proprio quello lì, ce l'ha sì e no? Tradimento, tradimento interessato. Per quel vizio lì di portare in piazza cose, cose! Come se questa vita fosse il mercato dei tori e delle vacche. Sì, tutto giusto, Renzo, tutto vero, però un po' più di rispetto, E anche di pudore. Ma è stato con ilare furia! Parola che si trova tal quale nel libro, che sono corso verso la sua canonica.
Ilare furia, altro che pudore, tutto azzimato, in abiti di nozze, con piume di vari colori al cappello col suo, cioè mio pugnale dal manico bello nel taschino dei pantaloni, è una certa aria di festa, e nello stesso tempo di braveria, come allora anche gli uomini più quieti usavano. E quel vestito, questo, lo vede, questo, me l'ero sudato per le mie nozze, curato mio, stenti, sacrifici, lavoro in filanda, e la sera, nel fazzoletto di terra attorno a casa, me l'ero sudato, ed era frutto anche del bruciore, che poi, come lei sa, alla fin fine fa rima con amore, amore di lei, tutta intera però, anima e corpo. Tanto che io, quando andavo a mangiare in casa dei Mondella, il bruciore ce lo trovavo anche nella minestra. Allora, i pezzetti di patate, di carote, i fagioli, persino i fagioli e il sedano, gli si confondevano negli occhi, con i pomelli, con le trecce di lei, col suo bruciore. Un fuoco lento, ma certo come quello del camino. Che lento, segreto. Questo sì, puro, questo anche, ma fuoco? E allora stentalo, gridalo, anzi, gridatelo, tutte e due, perché infine non esiste nessunissima contraddizione tra il brucione e la purezza, anzi, è la tua cristiana castità. Lei non rida, perché si ha messo gli occhi sulla mia Lucia, mia e di nessun altro. È proprio perché dopo averne avute di tutte le estrazioni, di tutte le età, di tutti i tipi, di tutti i sapori, di tutti i colori, voleva provare il gusto di cosa significhi averne una che fosse intatta, pulita, linda, un fiore. Esatto, un fiore. D'accordo. Un bellissimo fiore. Su cui passeranno e ripasseranno tutti quelli che come me fanno la storia. In questa storia io, non tu e men che meno lei, io, sono il vero personaggio nuovo, illuminato, anticonformista, rivoluzionario, quello che farà precipitare a terra tutti i tabù, che li scioglierà come fa il sole con la neve sotto la sua scarpa, la mia. Quella neve che poi non può diventare altro che fango, il vostro, marciume, broda, fanghiglia. Io qua. E lei, la divina, la grande sventurata. Sì, però adesso un po' d'ordine, eh? Non fosse altro che quello cronologico, se no qui con questo avanti e indietro non si capisce più niente. Io torno a sedermi dietro questo tavolo, come se fosse il tavolo della mia canonica, come se fosse. E lui, lo riconosco benissimo, è proprio quello. Qui c'è la Bibbia, qui il messaggio, qui il libro delle offerte, qui in mezzo il crocifisso. Tu entri. Io entro. E adesso che cosa gli dico io? Io entro. E lei? E io? E lei neanche mica... Ti cacca cosa? Neanche mi caga, volevo dire così, autore e maestro permettendo. Ma come potrebbero permettertelo? Lo sciacquatore, poi? E poi non è vero affatto che non ti cosoli. È vero esattamente il contrario, perché sei stato tu che mi hai messo nella saetta, nell'uragano. Ma se neanche l'infusione che mi sono fatto preparare da lei questa notte è riuscita a farmi chiudere occhio, tanto mi sei qui nella testa. Non esageri, signor padrone, perché lei questa notte ronfava. Ronfavo, certo, ronfavo. Ma per attirare con la sua stessa musica il sonno. Per adescarlo. Insomma! Signor curato, sono venuto per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa. Sì, di che giorno intendi parlare? Come, di che giorno? Non si ricorda che si è fissato per oggi? 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 Oggi, sì, di cosa si meraviglia? Meravigliarmi, come voce del verbo meravigliarsi. Puoi ben capire che con tutte le ore che passo a confessarvi non mi posso meravigliare più di niente. Cosa? Quando penso che stavi così bene... Ma che cosa ti mancava? No? Ti è saltato il grillo di maritarti. Ma che discorsi sono questi? Beh, si fa così per dire. Gli è che... Un imbroglio procedurale.
Cioè, colpa mia, mia di me, tanto che vedi mi genufletto qui davanti a nostro Signore Gesù Cristo. Colpa, diciamo dimenticanza, eh? Dimenticanza. Dimenticanza? Ma di che? Se tutte le carte sono state fatte, se Lucia è là coi parenti che mi aspetta perché vado a prenderla, di che se il giorno della gran festa è già cominciato, il giorno dei colori dei fuochi? Gli impedimenta, ragazzo mio, gli impedimenta. Gli impedimenta con la A finale. Esattamente con la A finale. Latino canonico, del diritto canonico intendo. Cosa sarebbero questi impedimenta? Error, conditio, votum, cognatio, crimen, cultus, disparitas, vis, ordo, ligabe, non estas, si sappia. Signor Curato, cosa le sta succedendo? Ante quam matrimonium denuncet. Beh, il testo è chiaro e lampante, eh? Ante quam matrimonium denuncet. Allora, signor curato, il nostro matrimonio voluto da Dio? La nostra felicità, povera e santa? Il nostro letto che ci aspetta? E le federe? E le lenzuola tutte ricamate sera dopo sera da me e da mia mamma? Mi guardi, don Abbondio mio. Dove vuole arrivare lei? Alzi gli occhi. E si dia un po' di quel coraggio che il Padre Eterno non le ha certo fornito in gran misura. Ho detto che deve parlare. Guardi che quel minimo di diritto che ci hanno lasciato, sono disposto a difenderlo fino in fondo, sai, il sangue è sangue. E il bruciore è bruciore! E figliolo caro, se tu ti senti il bruciore addosso, io non so che cosa farci. Tu pensi alla tua morosa, io penso alla mia pelle. Il più interessato sono io e non voglio andarci di mezzo. Vedete la viltà. La viltà fatta toraca. Poi ci si lamenta se il male, il disonore, l'ingiustizia, il vizio, il bruciore. Ecco, il bruciore sta diventando quello che sta diventando. Ma se tutti i curati fossero come lei. Parli! Si confessi a me una volta tanto. Forse stavolta posso darle una mano io a lei. Non parla. Ma allora lei vuole proprio cimentarmi, vuole proprio che il sangue mi metta nel delirio. Inventato ma straordinario. Talmente straordinario che stia vedendo. Io le metto le mani addosso. Io gliele metto intorno al collo e comincio a stringere, sarei un parra. Tenetemi, scongiuro, cittadini dorati, tenetemi. Parca se no. Qui su loro che non ti tengono perché non vengono, taglio corto e esci. Esco. Adesso come fare a dirgli? Basandomi su che? No, da che parte cominciare, perché da qualche parte bisogna che cominci. Ma è stato proprio mentre mi trovavo sulla porta della sua canonica che di colpo mi è venuta in mente la bocca di lei. Di Perpetua! Visto lei? Sì, lei? Visto? Se avevo o non avevo ragione di ritenere che la sua fama di Perpetua di fatto e non solo di nome si era già diffusa dappertutto, che la sua bocca, quella boccaccia lì che si lascia scappare fuori tutto e ciò di cui in primis si ricorda. Ma io sto preparando l'orto per l'inverno. Le prime brinate sono già venute, l'insalata se non la si arrangia bene può cominciare a gelare, poi ci sono i gerani da coprire di paglia. Buondì, Perpetua! Buondì! Io speravo oggi che oggi si sarebbe stati allegri tutti insieme. Quel che Dio vuole, caro Renzo. Quel che Dio vuole cosa? Non è mai troppo. Perpetua, per quale ragione nozze, chiesa, messa, sacramento, festa, fiori e finalmente baci, abbracci? Oggi niente. Ecco, io qui quella risposta gliela darei in dialetto. Cosa?
cosa? Ma la cosa nascere poveri in dialetto? Oh, no, 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 no! No, su queste parole venute fuori così dal ventre, dalla coscienza di secoli di fame, di miseria, deve scendere come una luce, perché è proprio qui che ha sede il centro di tutto. Ma la cosa nascere poveri, ragazzo mio, così, quasi come in un editto. Su. Cioè a dire? Ne nasce su questa terra di gente che per farsi sempre più forte, sempre più potente, invece di seguire le leggi di Dio, si serve e usa d'opera quale sporca e negra dell'anticristo. Chi sarebbe nel mio caso? Lui! Lei! Io? Sì. Ma nel romanzo, a pronunciare il nome orribile, il nome nefando, non sono le sue labbra? Sì, sì, ma così tutto fila più liscio. E per me e per il mio stringi-stringi vi sta benissimo. E poi, come dico, i caratteri ci guadagnano. Qui chi ci guadagna è lui. Lui che quando Perpetua l'ha indicato non era là nell'orto, perché se fosse stato là... Lo vede questo pugnale? Io glielo avrei piantato nel ventre. E così all'inferno ci saresti andato tu? No, ciò non toglie. Ciò non toglie che cosa? Che tutto il tempo un'idea ha preso a girarmi per la testa. Più che un'idea, uno spiritello. Spiritello. Una biscetta. Un saltamartino. Entro in casa e il cuore gli spacco io quella bestia lì. O il cervello. Tutti e due assieme, non si sa mai. E non ti viene in mente, no, che quella casa è un castellaccio? Una fortezza guarnita di bravi al di fuori e guardata al di dentro da cani mastini. E allora mi apposto dietro una siepe e sto lì, nascosto, col mio fucile. A un tratto, com'è come non è, toc 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 toc, sento dei passi, e aspetto che si avvicini e quando mi attiro, prendo il fucile, PAM! E poi via oltre il confine! No! No! E perché no? E Lucia! Oh, già, Lucia! Lucia, Lucia. Però, com'è difficile da mandare via questo demonio. Ma lo so, signore, che non è con la spada che si vince. Ma perché sempre perdere per vincere nella maniera che vuoi? Lucia usciva in quel momento tutta attillata dalle mani della madre. Sì, adesso tutto questo. E il coro, e lo faccio io. Le amiche si rubavano la sposa, ma lei si andava schermendo con quella modestia un po' guerriera delle contadine. I neri e giovanili capelli spartiti sopra la fronte. Signor maestro, non poteva scegliere qualcun altro per fare il ritratto della mia sposa. Ma come? Se proprio perché fatto da lui emergerà con maggior lucentezza tutto lo splendore della sua quotidiana bellezza. Sarà, se lo dice lei. I neri e giovanili capelli spartiti sopra la fronte, con una bianca e sottile drizzatura, si ravvolgevano dietro al capo in cerchi molteplici di trecce, trapassate da lunghe spille d'argento. Intorno al collo aveva un vezzo di granate e le si dipingeva sul viso una gioia temperata da un leggero turbamento. Sai invece come l'avrei fatto io con i miei colori di filanda e il ritratto della mia sposa? Sentiamo! Prima di tutto mi sarei presentato davanti a lei e non al proscenio come ha fatto lui. E giustamente, da quel padrone della scena che sono io. Io l'avrei guardata per un po', e allora i miei occhi, che non sanno né di me né di te, tac, mi si sarebbero illuminati. Poi avrei cominciato così, non so, bella, bellissima. Guardatela, signori del paese, signori del castello, signori del lago, una perla, un girofano, un oleandro. Più ti guardo e più mi sento tremolante, come se capissi sempre di più perché l'Eterno Padre si è servito del ventre della mia povera mammetta per mettermi al mondo. È stato per incontrare te, per perderti la testa intorno, bella, bellissima. Io adesso voglio di darci un bacino.
E io ce lo do qui davanti a tutti. E che bellezza! E che magnificenza! Che oratoria! E che filologia! Che bocchetta di zucchero! Che strappa baci! E che castagneta virolenta! E che fine del mondo! Che principio! E che toponimo! E che omelia! E che romanzo! Che tutto tuttissimo! Che cielo cielissimo! Che parole parolissime! Che... Meglio o peggio? Diverso. Sicuramente diverso. E invece... Dice non guardarmi con quegli occhi lì, sennò come faccio a dirtelo? A dirmi cosa? Hai sentito quello che ti ho detto prima? E allora niente! Niente bellezza, niente casetta, niente castagnetta, niente di niente, tutto scassato, tutto giù, nella ruera dell'Ada. Dell'Ada come è diventato oggi. E perché? Rispondi, Renzo, perché? Perché lui, quel bel Satana lì, il matrimonio non vuole che si faccia. Fino a questo punto. Dunque tu sapevi? Sì, lo sapevo, ma fino a questo punto? Lo sapevi e non hai detto niente a me! A te? Dovevo io parlare di queste cose a te, Renzo! Io a chi di dovere l'ho raccontato? E di dovere chi sarebbe? Quel vecchio, quel santo! Ah, perché secondo voi di santi su questo ramo sì, non quel... ce ne sarebbero ancora? Sì, quando si chiamano come lui. E cioè? Cristoforo! E adesso? Adesso siete lì voi tre. Voi tre. E basta. Nella casetta amata, su cui è scesa l'ombra dolorosa dell'immenso disegno di lei, la governante dell'universo, la provvidenza. Dunque, finito tutto. Finito ancora prima di cominciare. Proprio così. Ancora prima di cominciare. Lucia. Mi sembra che mi venga da lacrimare. E a te? Se per quello sta già venendo giù. Cosa? L'acqua degli oppressi. Ma scalzone, questa è l'ultima che fa quell'assassino! Per amor del cielo, Renzo! Eh? Ah già, le unghie. Bella festa, eh? Che bella festa! Eccoci qua. Abbandonati da tutti. E te? Lacrimi anche te. Mammetta! Hai messo al mondo una figlia a cui non è dato avere nessunissima fortuna. Ed è nei momenti difficili che bisogna credere con più forza. Ecco. Adesso, a Olate, e sulla terra, pare che siano tutti morti. È vero. Non si sente più niente. Proprio più niente. Oh, neanche i passi di quelli che tornano a casa. Si sente solo il nostro lacrimare. E se tu provassi ad andare dall'avvocato? Ma va, quello lascialo dov'è, tanto non servirebbe a niente. Appena sente il nome di Rodrigo, anche quel poco che sa, se lo terrebbe chiuso lì nel suo cervello. È un altro che ha lo stringi stringi. Forse diventeremo famosi. Famosi? Ma cosa dici, Lucia, e poi perché? Per questo patire qui. Chi te l'ha detto? Un angelo. Un angelo? Cosa ti succede adesso, stravedi? No, l'ho proprio visto, è passato un attimo fa sopra la testa. Era bianco, era fatto tutto di piume.
importante sarebbe diventare utili. E utili a chi? Agli altri come noi. E a questo straccio cui si sta riducendo la vita. Su, su. E invece di finire allagati nel nostro lacrimare, diciamoci su un bel rosario. Nel primo mistero gaudioso si continua. La notte, la grande notte dell'impescrutabile disegno, scese un'altra volta sulla terra e anche qui su quel ramo. Le tre vittime se ne stanno in quella che doveva essere la casa della loro felicità e pregano l'unico che da loro può ancora essere veramente pregato. E a mano che i tre passano da un mistero all'altro, tutto, vedete, si scolpisce lì, come un pane che sia uscito adesso dal forno. Io penso che su voi tre, bene, molto bene, bene. Su voi tre si potrebbe far calare per un momento il sipario, chiuderlo lentamente, come se a chiuderlo fosse la brezza che ha preso a soffiare leggera sul ramo. Quel ramo, quel. Così, piano piano.